Buongiorno, oggi è un po' nuvoloso, quello era il mio ostello. Allora, come sta andando qui? Chi segue le mie storie su Instagram o su Facebook sa più o meno cosa sta succedendo. Allora, ho fatto tanti colloqui e... bene, sta andando bene, però sto ricevendo tanti no, o meglio, più che no sto ricevendo chi sei, non ci interessa, ciao, non abbiamo tempo. Che è peggio, perché almeno no, cioè guardi la mia roba, sai di cosa stiamo parlando, mi dici no, ciao, non sei all'altezza, bla 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 bla. Così è un po' brutto. Cioè. Però va bene, ho fatto. Ne ho fatti di colloqui, pochi, però ne ho fatti tutti molto bene. E quindi vediamo. Vediamo. Pensala qua come se piovesse, sia perché San Francisco è la patria di Tesla, sia perché San Francisco è tutta in salita, in discesa ed è super trafficata. Guarda, qua c'è un'altra. Questa è la ex. Questa qua ha le porte che si aprono ad Ala di Gabbiano. Qua c'è un'altra ancora. Guardate, veramente tante. Essendo una città tutta in salita e discesa, la Tesla, la macchina elettrica, ti fa risparmiare un sacco. Quindi è proprio adatta per questa città. E poi sono bellissime, ragazzi, sono bellissime. Cioè, non mi dite niente sulle Tesla perché sono innamorato, perso. Allora, oggi, come sapete, è il giorno di uscita dell'iPhone 10. E qua c'è un Apple Store molto molto importante qua a San Francisco, quindi andiamo a vederlo insieme, lo vediamo dal vivo e vi do un punto di vista diverso da designer, quindi che non troverete in altri video YouTube, e vi dirò anche curiosità che sicuramente non saprete. Allora, innanzitutto ci sarebbe tanto da dire, veramente tanto da dire sull'Apple Store in sé. Allora, guardate quanto sono grosse le mattonelle, chiamiamole. Sono lastre mattonelle gigantesche. E guardate il logo quanto è grosso. È un solo modulo intero, specchiato. Là ci vuole un macchinario apposta per fare una roba del genere. Potevano farlo in più tasselli, un'altra azienda avrebbe fatto in più tasselli, loro l'hanno fatto in un unico pezzo. Ma la cosa straordinaria degli Apple Store, e chi studia architettura lo sa, è che sono degli edifici di un'innovazione incredibile. Attualmente sono tutti curati dallo studio Foster, che è uno degli studi più famosi al mondo, britannico, e veramente hanno un livello di innovazione che è veramente difficile da comprendere. Questo è il postore nello specifico, che è l'Union Square, il postore di San Francisco. Guardate, ha due porte, vedete questa parte aperta? Ha due porte giganti, saranno 10-12 metri di vetro, e si aprono. Ed è pazzesco, c'è 12 metri di vetro, come cavolo gli sposti? È veramente una roba incredibile. Recentemente hanno aperto anche un altro store, penso a Chicago, che ha completamente le pareti in vetro. E tu dici, è strutturale? Dove? Come si tiene su? Dove stanno le pareti strutturali? Non lo so, cioè non si sa. Ha un tetto leggerissimo in fibra di carbonio che è veramente una roba incredibile, cioè inimmaginabile. E poi ha dei pilastri interni che sono sottilissimi, veramente una roba pazzesca. A livello ingegneristico questi edifici qua sono della disposizione interna di questi Apple Store, che è cambiata di recente. Ne abbiamo parlato in modo abbastanza approfondito nel mio podcast Caffè Design, se volete seguirlo. E lì ci sono tante curiosità che potrebbero interessarvi. Fondamentale. La
funzione davvero killer di questo nuovo iPhone non è né il Face ID e né l'Animoji, è l'assenza del tasto centrale. Questa è la funzione principale di cui nessuno parla, perché avendo tolto il tasto centrale hanno messo i gesti, e i gesti sono un'esperienza utente molto più fluida e molto più veloce. Io per 4 anni, forse 5, non ho mai usato il tasto centrale, perché avevo il jailbreak, avevo esattamente lo stesso gesto, quindi vi so dire con certezza che funziona meglio, funziona molto molto meglio. Un altro elemento che mi lascia perplesso è questa cornice cromata, lucida, che si rovinerà con niente, e ve lo dico, come vi ho detto anche nel video dei difetti dell'iPhone 10, andatelo a vedere, ci sono altre cose interessanti, è che il prossimo anno sparirà, cioè il prossimo anno sarà spazzolato. Io proprio in gioco qualsiasi cosa, l'anno prossimo quella cornice sarà spazzolata. E sinceramente il cromato non è neanche tutta la gran cosa, però chiaramente volevano fare un riferimento ai primi iPhone. Qualcuno si domanda anche perché la fotocamera sia leggermente spostata e non sia simmetrica centrale, che per Apple la simmetria è una roba molto importante. Ve lo dico io, è per una pura questione funzionale. Noi il telefono lo usiamo in questa posizione per fare le foto, quindi la fotocamera si trova in alto e lo teniamo leggermente inclinato. Questa cosa qua è un po' difficile da spiegare, però proiettando la linea perpendicolare della fotocamera, il soggetto, per colpire il soggetto, il telefono rimane in questa posizione leggermente inclinato, mentre se la fotocamera è posizionata più sul centro dobbiamo tenere il telefono quasi perpendicolare al terreno, quindi insomma mi è un po' scomodo, dovrei veramente una posizione leggermente irregolare, leggermente strana. Per farvi capire meglio di cosa sto parlando, provate a fare una foto con l'iPad, che l'iPad è una grande superficie, e fare una foto con la fotocamera in alto e girarla e fare una foto con la fotocamera in basso, e vedrete che per colpire il soggetto dovrete inclinare tanto il dispositivo. È veramente una piccolezza che però ha tanto senso a livello di funzionalità. Registro dal telefono perché la fotocamera è scema, non si ricarica più. Una cosa che a me preoccupava molto era questa sorta di gradino nero sopra lo schermo, chiamato in inglese notch. Allora, dal vivo non è bellissimo, lo noti poco, c'è da dire questo, che in render lo noto molto di più. Vi spiego perché è stato fatto, perché è stato accettato. Per una questione di riconoscibilità, per le grandi aziende, soprattutto per queste aziende così grosse, la questione di riconoscibilità è fondamentale. Tant'è che proprio per questo motivo che loro non si sono piegati a mettere il Touch ID dietro, come molti telefoni. Perché avrebbero dovuto spostare la mela, avrebbero dovuto cambiare l'immagine che dall'utente hanno costruito nel tempo di un iPhone. Quindi in questo modo, avendo messo questo livellino, ora hanno reso un telefono edge to edge, quindi tutto schermo, riconoscibile, che ripeto davvero, per una grande azienda non è poco, è una cosa molto molto importante. È come sponsorizzarsi in qualsiasi momento per la città, tu quando vedi quel telefono sai che è di tale marca. Sono molto curioso di vedere cosa faranno col nuovo, col prossimo iPad, però va bene, vedremo. Questione Face ID, Apple ha dichiarato questa settimana di non aver mai pensato a un Touch ID dual display. Ovviamente da designer noto dei dettagli che non lasciano ad Apple scampo, per esempio tutte le interfacce di conferma hanno il tasto in basso. E quando io lo schiaccio, soprattutto quando compro un'app, scarico un'app, mi appare l'animazione del Touch ID. Quindi è chiaro che loro lo stavano sviluppando e poi non sono riusciti perché evidentemente non soddisfava i requisiti di sicurezza, non lo so, però è molto molto chiaro che doveva esserci un Touch ID dietro il display. La questione dello sblocco con la faccia, col volto, è molto interessante, ne parliamo nella prossima puntata di Caffè Design, il mio podcast, che lo potete ascoltare su Apple Podcast o su Spreaker se avete Android. E la cosa interessante è che non è come i vecchi Android o come Samsung, che devi metterlo frontale, aspettare lo sblocco. L'idea di questo Touch ID, come è stato fatto quando hanno tolto lo slide to unlock, è di nascondere completamente lo sblocco, ossia di rendere lo sblocco invisibile.
a me non interessa sbloccare il telefono, non mi interessa, a me interessa che sia sicuro. Questo è il pensiero dell'utente. E quindi io quando prendo il telefono, cosa faccio? Guardo le notifiche. Allora loro hanno detto, tu non devi sbloccarlo, tu devi solo guardare le notifiche. Uniamo le due cose, che guardare la notifica sia lo sblocco del telefono. Concettualmente una roba che a livello di user experience è favolosa e speriamo che funzioni adeguatamente. Anche perché io il Touch ID non lo uso perché lo odio, non funziona mai una cazzo di volta. Io ho l'iPhone 7, non funziona mai una volta. Quindi riassumendo, vale la pena prendere questo iPhone 10? No, e in generale no, o meglio, vale la pena se non vi pesa spendere 1000 euro. Se non è un peso spendere quei soldi lì, allora certo, perché attualmente è il migliore iPhone che producono. Però il prezzo è così alto e le funzioni sono così limitate rispetto a un altro tipo di iPhone, un altro tipo di telefono, che non c'è nulla che giustifichi un acquisto del genere. A maggior ragione, se dovete cambiare, se avete un iPhone 6, 6S, 7 e siete in dubbio se passare all'iPhone 10, non ne vale la pena, perché è davvero un prezzo molto, un prezzo davvero molto alto e le funzioni non giustificano questo prezzo qui. A mio parere l'unico modo per giustificare l'acquisto è se il vostro telefono è effettivamente non funziona più, è scarso, un vecchio iPhone che è lento e, come ho detto, non è un peso spendere quei soldi. Il mio consiglio personale è comprare sull'acquisto degli iPhone e comprarli su subito.it usati con un anno di usato, quindi con la garanzia, perché trovate degli... Io ho sempre comprato prodotti Apple usati, anche il Mac, con ancora la garanzia, quindi trovi sconti di tanto, di 200, 300, 400 euro su prodotti che sono tenuti perfetti perché magari avevano la custodia. Quindi questo è il mio consiglio. Quindi io adesso cosa faccio? Lo prendo o non lo prendo questo iPhone? Perché lo prendo che non c'ho una lira, che non c'ho manco i soldi per comprarmi la dignità? Noi ci vediamo, non si sa quando, poi attivate la campanella se volete e statemi bene, ciao!